Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. È stata una settimana difficile questa qui e bisogna essere, quando si fa trading, bisogna essere senza paura, ragazzi. Quindi, fearless. Questa non è una maglia che mi hanno regalato, ma mi ricordava molto Tiger Man. Chi di voi ha più o meno l'età mia si ricorda questo fantastico cartoon degli anni 80, fine anni 80. Bene, allora andiamo all'argomento di oggi. Qual è l'argomento di oggi? L'argomento che susciterà una serie di diciamo commenti da parte vostra, ne sono sicuro, e che quello proprio il mio obiettivo. Inizierà diciamo un nuovo filone, un nuovo spunto di riflessione su questa attività di trading su altcoin verso Bitcoin o trading di criptovalute in generale, altcoin e Bitcoin verso dollaro. Qual è giusta di queste due? Quali sono le differenze? Bene, prima di andare avanti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto su questo video buttate giù tutti i vostri commenti, quello che pensate, quello che avete nella vostra testa come idee e soprattutto dove fate trading. Voi fate trading più su altcoin verso Bitcoin o più su cripto in generale verso USD? Ok, andiamo al cuore del nocciolo di questo video, che sarà un video breve, spero, rispetto ai soliti. Che differenza c'è fra investire fare trading in generale su altcoin verso Bitcoin e fare trading su altcoin cripto in generale verso USD? La differenza è una sola, ragazzi, e mi duole dirlo in questo caso, ma mi devo schierare in maniera proprio netta in questo caso, e poi vi dico anche le differenze, quindi arrivate alla fine del video per capire tutto quanto. Allora, se fate investimenti di cripto in generale verso USD e fate trading verso USD, così come euro o qualsiasi altra valuta fiat, a quel punto si può parlare di trading e di investimento finanziario. Se fate trading da altcoin verso Bitcoin, se fate questo, non si può parlare di investimento finanziario o trading finanziario. Non lo si può fare nella diciamo idea generale di quello che è un investimento, ragazzi. Perché? Perché nel mondo attuale, in questa attuale situazione, il sistema di scambio internazionale viene gestito con le valute fiat, non con le valute stile Bitcoin, che poi tra l'altro assume sempre più la valenza di commodity stile gold e non di valuta. Quindi, se io parlo di un investimento finanziario, devo parlare di un investimento che accresce, ragazzi, la mia capacità di patrimoniale in fiat, non in Bitcoin. Purtroppo, nell'attuale situazione attuale, in questo momento, lo ripeto, è così. E perciò, se io vado a fare un trading di altcoin verso Bitcoin, non faccio un investimento finanziario, va considerato in un altro modo. Faccio un'altra cosa: se invece andiamo a fare trading di altcoin e Bitcoin verso USD, stiamo facendo trading finanziario, stiamo facendo trading e investimenti finanziari, perché torneremo alla nostra valuta fiat, magari un giorno, magari io spero mai, e terremo Bitcoin, ma fino a quando non c'è l'adozione, fino a quando non c'è la possibilità di utilizzarlo come una vera moneta, al momento, ragazzi, dobbiamo considerare la cosa così. A quel punto, quando torneremo, avremo fatto il nostro investimento. Avevamo 100.000 dollari, li abbiamo messi in questo sistema, abbiamo utilizzato i nostri trading system, abbiamo seguito Trading On, abbiamo fatto tutto quello che era da fare e abbiamo ottenuto alla fine 200.000 dollari. Abbiamo fatto 100.000 dollari di profitto. È il nostro profitto finanziario da investitori, da trader, professionisti. Quindi dobbiamo valutarlo in termini di valuta fiat. Cos'è invece il trading delle altcoin verso Bitcoin? Cosa fa? Qual è l'obiettivo? Qual è lo scopo? E soprattutto, da questa idea, da questo obiettivo, ci cambia anche la logica nel dire cosa e come va utilizzato quel tipo di trading. Il trading, ragazzi, di altcoin verso Bitcoin serve ha una cosa sola come obiettivo: incrementare il numero di Bitcoin presenti nel vostro portafoglio. Quindi, da una parte abbiamo l'investimento finanziario, che serve a incrementare i dollari e gli euro nel vostro portafoglio, che poi li spendete nella vostra vita quotidiana. Dall'altra,
noi abbiamo la possibilità di incrementare Bitcoin. Sì, è vero, qualcuno di voi sta dicendo, ma poi io i Bitcoin li cambio in euro dollari e faccio il ponte e arrivo all'investimento finanziario. Non è così, perché quando voi andate a fare il trading dalle altcoin verso Bitcoin, dovete, in quel caso dovreste tener conto anche delle oscillazioni di Bitcoin verso il dollaro. Perché immaginiamo, ecco questo, voi guadagnate 10% dal vostro trading di altcoin verso Bitcoin, guadagnate il 10% e avete fatto più 10. Più 10 di cosa però, ragazzi? Di Bitcoin. Cioè avete aumentato il numero di Bitcoin. Avevate un Bitcoin, adesso ne avete 1.1. Avete aumentato del 10% il numero di Bitcoin. Però poi andiamo da qui e vediamo che Bitcoin nel mercato contro dollaro, contro euro, ha perso il 20%. Quindi la vostra posizione netta in fiat, in valute fiat, è peggiore, ragazzi. Voi non avete guadagnato, avete peggiorato la vostra situazione. A quel punto la domanda è, in valuta fiat parlo, a quel punto la domanda è: che lo fate a fare verso Bitcoin se volete poi convertirli in fiat? Fateli direttamente in fiat. Ok, quindi il trading di altcoin verso Bitcoin serve solo ad incrementare il numero di Bitcoin. Dovete sconnetterlo come un ponte, tac tac, vi ricordate il boia quando tagliava così, dalla operazione, dall'operatività verso le fiat. Va bene, possiamo utilizzarlo? Sì, assolutamente sì, con lo scopo di incrementare il numero di Bitcoin. E come va utilizzato? Beh, allora dovete iniziare a capire come utilizzarlo. Intanto prendo delle valute fiat, metto delle valute fiat su un exchange, le cambio in Bitcoin e poi faccio trading altcoin Bitcoin. No, ragazzi, no. Perché se voi fate questo, quello che state facendo è confondervi le idee. Se voi partite da fiat e volete che si ritorni in fiat, ok? Allora a quel punto fate trading tra alt crypto su USD dollaro. Se invece voi avete dei Bitcoin in holding, posizioni che non volete mai vendere, perché alcuni di noi tutti abbiamo quei Bitcoin famosi che io non venderò mai perché li ho guadagnati tanti, sono affezionato, bla bla bla, a quel punto dite: ma io sti Bitcoin che me li tengo sul wallet del Ledger oppure sull'Electrum o quel che sia, cosa ci faccio? Non ci faccio niente, non mi fruttano, eccetera. Allora posso fare una cosa, posso provare magari a dire: ok, io questi Bitcoin ci faccio trading contro le altcoin perché magari ne ho due e poi cerco di farli diventare 2,20, cioè di guadagnare il 10%. Allora sì, ragazzi, allora trading di altcoin verso Bitcoin fatelo con i Bitcoin che avete in holding, che non volete vendere, che non volete cambiare, che non volete cambiare in fiat. È anche vero che dovete sempre ricordarvi che facendo trading e passando sugli exchange, i vostri Bitcoin in holding incominciano ad assumere il rischio dell'hack, quindi hacking classico degli exchange, ma queste sono cose che sapete, non vi ripeto, chi di voi non le sa, insomma, perché non le sapete? Dovete sapere. Altcoin verso Bitcoin serve da fare con i vostri Bitcoin in hold, quelli che tenete in posizione. C'è anche da dire un'altra cosa: è veramente facile fare trading di altcoin verso Bitcoin o è più facile fare trading di altcoin crypto verso, quindi Bitcoin verso USD? Beh, è questa la vera domanda, perché altcoin verso Bitcoin, ragazzi, sì, è un mercato chiuso, è un mercato chiuso tra di loro, quindi a sé, e intanto ci sono una serie di strutture che vanno considerate, per esempio il fatto che per entrare sulle altcoin bisogna sempre passare da Ethereum o da Bitcoin, quindi nel momento in cui si passa all'interno di Bitcoin entra nuova liquidità, per riversarsi nelle altcoin prima sale Bitcoin, quindi se prima sale Bitcoin e voi siete investiti in altcoin perdete. Insomma, ragazzi, allora bisogna intanto considerare questo tipo di struttura di mercato a sé stante, è un microclima chiuso, lo dovete considerare così. Poi aumento di liquidità su questo microclima avviene passando da Ethereum o da Bitcoin, quindi dovete tenerne conto quando fate trading. Quando invece le altcoin crescono è perché magari fuori esce da Bitcoin e entra magari nelle altcoin e si ha una nuova season per le altcoin. Dovete tenerne conto, ragazzi. Tutto questo clima, questo è un mercato che va studiato
da solo, a sé, come se fosse sconnesso, tolto, a parte dai mercati normali, quindi da quelli dell'USD, eccetera. Quindi quando analizziamo la forma di investimento e di trading verso USD e euro, hanno delle logiche perché sono collegate anche ai mercati internazionali, sono collegate a tutta la finanza globale. Quando invece noi andiamo ad analizzare altcoin verso Bitcoin, dobbiamo tener conto un po' di più del clima e del mercato cripto da solo, perché cioè non è che non c'è l'influenza esterna, c'è ragazzi, però è filtrata da Bitcoin o da Ethereum, quindi questo porta un ulteriore controllo, un'ulteriore instabilità, un'ulteriore situazione di casualità all'interno delle oscillazioni dei cambi verso Bitcoin, e quindi insomma un po' difficile per il trader stare dentro. Quali strategie funzionano meglio e funzionano peggio da altcoin verso Bitcoin, ragazzi? Dipende ancora in questo caso. Vi dirò la mia tra qualche mese, credo, perché sto facendo un'analisi veramente imponente in termini di dati quantitativi su questo trading altcoin verso Bitcoin, che io non uso, vi dico già a priori che non lo uso praticamente, perché semplicemente non mi piace come forma di investimento, di accumulazione di Bitcoin, ma è interessante valutarlo, mi piace qualsiasi cosa del trading, quindi lo stavo valutando. Sono mesi che faccio analisi, non mi sento ancora sicuro nel darvi i miei giudizi, non mi sento ancora sicuro nel darvi la mia opinione su questo argomento, perché ho bisogno ancora di chiarirmi le idee su alcune cose. Sicuramente il cambio Bitcoin contro Ethereum è il migliore di tutti in termini di struttura grafica, in termini di oscillazione, di correlazione e tante altre, diciamo, sfaccettature. Ci sono altre coin che funzionano anche bene con Bitcoin, come Bitcoin Cash, che seguono delle logiche, ma in linea di massima sembrerebbe che fare trading tra altcoin e Bitcoin sia veramente molto complesso. Questo è quello che io ne ho ottenuto dalle prime analisi dei dati. Se volete comunque continuare a farlo, andate a prendere il grafico relativo dell'altcoin verso Bitcoin, lo analizzate, applicate l'analisi tecnica e ancora lì potete fare il vostro trading. Prediligere su questo tipo di trading magari delle operazioni di medio periodo, non di lungo, perché di lungo periodo, ragazzi, un altcoin che va verso Bitcoin a salire, a prendere valore, non so ragazzi, per 2 anni, beh, la vedo complicata. Quindi lungo periodo, operazioni di lungo periodo di altcoin verso Bitcoin sarebbero sconsigliabili, sarebbe meglio utilizzare un medio breve periodo, direi intorno ai 3 mesi 6 mesi. Quindi ecco, focalizzate magari il vostro periodo di trading su operazioni che non devono essere molto molto lunghe. E questo ci porta alla conclusione di questo video, all'ultima analisi. Per fare trading su altcoin verso Bitcoin dovete essere dei traders, non potete essere degli holders, ragazzi, perché se fate holding scordatevi altcoin verso Bitcoin, perché abbiamo appena detto che le posizioni di lungo periodo sono difficili da, insomma, da tradare verso Bitcoin. Bitcoin ha questa struttura molto più imponente, è anche vero che le altcoin salgono molto di più a volte, è anche vero questo, ragazzi, ma quanto tempo dura? E questo è il discorso. Quindi se fate trading e vedrà altcoin verso Bitcoin, fatelo in breve, medio periodo, e se siete dei trader, se siete degli holders, magari rivolgetevi di più all'ambito contro USD. E qui porta al famoso squilibrio che vi ho detto prima, c'è proprio un paradosso, e chiudiamo il video così. Vi ho detto prima che il trading di altcoin verso Bitcoin serve per aumentare i vostri Bitcoin in portafoglio se fate holding, ma allo stesso tempo se fate holding non dovete diciamo fare altcoin verso Bitcoin. Ok, allora come si risolve questo paradosso? Beh, allora dovete usare una parte del capitale che tenete in Bitcoin come holding per fare anche questo trading, ma dovete trasformarvi in trader e fare altcoin verso Bitcoin con una piccola parte di quello che voi avete in holding. È l'unica soluzione, perché altrimenti si genera un paradosso, com'è complicato. Allora vabbè, ho cercato di rendervi il più chiaro possibile questo concetto. Altcoin verso
Bitcoin complessa la struttura di trading, usate un breve periodo, breve medio, quindi 3 mesi, 6 mesi massimo, non vi piazzate a fare gli holders contro Bitcoin, perché non è il caso, insomma ragazzi, Bitcoin l'ha dimostrato nella storia, e soprattutto non iniziate ad andare a prendere magari cambi molto volatili, perché altcoin versus Bitcoin soffrono molto il problema della liquidità. Quindi scegliete magari delle altcoin che siano un po' più liquide, oppure su quelle poco liquide magari tentate con delle piccole posizioni, non mettete tanto capitale, fanno dei breakout elevatissimi ma poi ritracciano, insomma, se volete stare sulle montagne russe va bene ragazzi, però insomma, per i traders veri, quelli che hanno ingenti capitali, magari non è il caso. Ho chiarito le mie idee, ci saranno tanti dubbi su questo video e vi prego di scrivermeli nei commenti, perché ancora una volta mi vedete titubante, perché io non ho le mie analisi accurate che faccio sempre definite, quindi non le ho chiuse, sono ancora titubante su questo tipo di argomento, perciò mi serve anche il vostro aiuto. Scrivetemi nei commenti quello che pensate, quello che fate, e soprattutto magari qualcuno di voi che invece è anche molto esperto, perché no, può scrivermi quello che fa e come la vede su questo argomento, perché lo possiamo prendere in considerazione, magari aumentiamo la nostra cultura generale e facciamo anche un altro video, ok? Vi ho detto tutto quello che c'era da dire, io vi auguro una buona, un buon weekend, buona fine settimana, come sempre marittimo, per chi di voi è in zona di mare. Ciao a tutti e come sempre, fearless. Trading. Ciao.